Allora, lasciami dare, sei da un certo livello. Benvenuta al solito appuntamento settimanale del Topo della Settimana, sempre in collaborazione con Deri Bruno, ovvero Federica, qui su YouTube, che saluto, mando un bacione fortissimo e come sempre trovate giù nell'info box il link al canale di Fede dove potete trovare il video in collaborazione con me. Prima di iniziare mi scuso per lo schifo che vedete, mi sono fatta solo le sopracciglia, ho messo un po' di rossetto per sembrare umana, infatti mi sono coperta con il pandino che mi ha regalato ieri il mio amore. Ma è, cioè siamo uguali, vedete? Troppo bellino. E il pandino vi saluta. E perché non lo so, in questi giorni non ho voglia di fare una minchia, mi scoccio, non lo so, è il caldo, anche se fuori sta diluviando, un altro po' fa certi tuoni che un altro po' si distrugge Salerno con proprio tuoni pesanti. Comunque, tralasciando questo, vi faccio vedere i 5 prodotti top della settimana, anche della settimana scorsa, anche perché obiettivamente ho utilizzato moltissimo questi prodotti qui e li usati. Ho raggruppato un pochettino i prodotti della settimana scorsa e di questa settimana e ve li ho racchiusi tutti in un unico video. Allora inizio col farvi vedere i 5 topini e sono questo correttore della Skin Food, questo qui è il Salmon Dark Circle Concealer Cream che ho comprato su eBay e l'ho pagato tipo 7 euro, lo sto davvero adorando, è 12 grammi di prodotto ed ha un prezzo di 7 euro. Se mi ricordo vi scriverò giù nell'info box il nome del venditore, ma comunque farò un video haul di tutte le robine che mi sono comprata con le varie indicazioni, dove li potete trovare, eccetera eccetera. Quindi anche se non lo trovate sotto questo video qui, ve lo metto nel video haul. Questo è il correttore, come potete vedere è un correttore cremoso aranciato, ottimo per le occhiaie. Ha un odore buonissimo e molto nutriente e lo consiglio per chi ha un contorno occhi secco, perché lo idrata tantissimo, distende tutte le rughettine di espressione che avete qui sotto. Mi sta piacendo davvero tantissimo e lo sto utilizzando tutti i giorni da quando mi è arrivato. Se mi sentite per la voce che sto quasi per morire, non lo so, secondo me oltre al fatto dell'infezione che ho avuto, che voi non lo sapete, ho avuto l'infezione dovuta diciamo all'abuso di ciglia finte, ho fatto un mese non stop di ciglia finte, mi è venuto tipo l'infezione sulle palpebre, mi si sono gonfiate, quindi non mi sono potuta truccare, infatti mi sto truccando davvero molto poco. E se mi sentite la voce avrò tipo una faringite, perché se urlo un pochettino di più perdo la voce. Mi è capitato sabato la partita dell'Italia, una certa non avevo più voce, sembravo là per il tavuto, la tomba, per le ragazze che giustamente non sono del sud e non sanno che cos'è il tavuto. Poi, come secondo prodotto, sto utilizzando tantissimo questo blush di Essence, che è il Cookies and Cream, ed è un baked blush, un blush cotto, ed è stupendo. Ve l'ho fatto vedere nel video haul dei prodottini che mi ha portato Mara quando è venuta a trovarmi, ed ha un colore davvero bellissimo, molto bello, molto estivo, mi sta piacendo davvero tanto e l'ho utilizzato davvero tantissimo, in combo con questo illuminante qui della The Body Shop, che tra l'altro ho visto anche al banchetto magico e ci sono rimasto un pochettino di merda, la verità, perché lo vendeva a 3 euro Salvatore. Per le ragazze di Napoli, Salvatore viene il mercoledì al mercato di San Sebastiano e Salerno viene il martedì, il venerdì e il sabato al mercato a Torrione. Lo dico questa volta, non lo ripeterò più. E praticamente teneva tutti questi illuminanti della The Body Shop, che io al negozio The Body Shop, questo qui, l'ho pagato 20 euro e Salvatore lo vende solo a 3 euro. Infatti ho rosicato, vi devo dire la verità, anche se io questo l'ho comprato tipo 2 anni fa e lo sto utilizzando tantissimo. Ha un odore meraviglievole, come dice la mia Fede. E questo è l'illuminante. È molto discreto, non si nota tantissimo. È questo qui. Comunque è davvero molto bello. Poi ho utilizzato tantissimo i 4 rossettini della Wet n Wild che ho trovato in un negozietto a Pastena.
grazie alla mia amica Mara che è venuta a Salerno e lei praticamente, raga, non potete capire, scova l'impossibile. Quando mi ha detto che questo negozietto qui vendeva la Wet n Wild, sono rimasta tipo così sconvolta e sono andata subito a prendermi questi rossettini qui della linea Matte che costano soltanto 3 euro e ho preso il Coral Line. Io non ve li svozzo perché farò un video haul di queste cose e dove ve ne parlo meglio perché alcuni sono anche dupe di rossetti MAC. Allora ho preso il Coral Line, che è questo rosso corallo molto molto bello. Il packaging è un pochettino strano perché vi ripeto, dovete stare attenti perché sennò vi spappolate il rossetto. Questo qui che purtroppo non vi so dire, voglio vedere se sta scritto qui, ma Mauve Utah. Mauve Utah Here, Rose Flamboy. Faccio prima a farvelo vedere. Eccolo qui, Mauve Utah Here. Praticamente è un bellissimo color mauve, malva, molto molto bello. Poi ho preso il Think Pink, sempre Wet n Wild, che è questo bellissimo rosa, rosa. Questo bellissimo rosa, molto portabile, molto carino. Un passepartout, io lo metto sia da giorno che da sera perché è davvero stupendo. Poi ho preso il Cherry Bomb, che è un bellissimo vinaccia scuro, molto molto bello. Questi rossetti io li adoro perché sono duraturissimi, duraturissimi. Sono molto molto duraturi, si stendono bene, idratano le labbra, hanno un bellissimo finish matte. Li adoro ed hanno un prezzo davvero bassissimo. Se avete la Wet n Wild, le Wet n Wild nelle vostre città vi consiglio di andarli a vedere. Sono quelli con il packaging nero, perché ci sono anche quelli con il packaging argentato, tipo che sono Sheer. E come ultimo prodottino top, la palettina della P2, questa qui che è un'edizione limitata, ed ho utilizzato tantissimo i due marroni, ma proprio a go-go, questi due marroni qui. Li utilizzo praticamente per ogni trucco perché insieme fanno un marroncino da sfumatura per la piega stupendo. Raga, mamma che cessa che sono. Vi autorizzo di iscrivervi dal canale perché veramente faccio cagare. E insomma, ho utilizzato questa palettina qui. L'ho utilizzata davvero tanto. Metto a posto il caspitiello. Ho utilizzato davvero tanto. Ho utilizzato sia i colori matte che qualche colore. Mi sta piacendo davvero tantissimo questa palettina qui. Poi, sempre per quanto riguarda le palette, vi faccio vedere gli usati di queste 2 settimane. E sono la palette di Sleek Le Naturelle, che ho utilizzato tanto, in particolare questo colore, che è il L'Honey Combo, che è un, diciamo, un matte, questo qui, da utilizzare, diciamo, su tutta la palpebra per uniformare, ed è davvero bellissimo, perché è un color giallognolo, beciolino, molto molto bello, che solo in questa palette ho, e mi sta piacendo davvero tanto. Poi ho utilizzato un po' i marroncini, quest'altro qui, quest'altro color pesca qui, davvero una palette molto molto versatile, questa qui, la sto adorando. E tra l'altro è stata una delle mie prime palette che ho acquistato, quindi comunque non lo so, un ricordo proprio della prima palette Sleek è stata questa, insieme alla Stormo. Poi, per quanto riguarda le cipre, sto utilizzando queste 2 cipre della Physion Formula. Allora, la prima è questa qui illuminante, che fa parte del mio progetto smaltimento prodotti, come voi sapete. Infatti è piena di buchini. Ha un buchino qui, qui e qui. La sto utilizzando perché comunque mi piace il finish, poi ho notato che si sta seccando e la voglio terminare. Sto utilizzando tantissimo quest'altra cipria qui della Physion Formula che ho comprato al Cosmoprof. Si vede niente praticamente. Ed è una cipria uniformante, vedete? Praticamente sono quelle lì, tutte, diciamo, tipo la,
tipo quella lì di Elf, la Complexion Perfection di Elf, praticamente, che tiene quei quattro colori che se voi li unite diventa una cipria trasparente. Lo stesso concetto ha questa cipria qui ed è davvero ottima perché mattifica molto bene. Fa durare di più la base, mi piace davvero tanto. Sul viso praticamente non ve lo sbianca, anche se diciamo vi capita che andate ad abbondare un pochettino col prodotto, mi piace davvero tanto ed ha una durata pazzesca. Peccato però che mi sta terminando perché è davvero una cipria davvero molto molto valida. Speriamo che, come mi hanno detto al Cosmo, proprio questa marca arriverà in Italia nelle OVS e spero che ci sarà anche nelle OVS della mia città, ed è la Physion Formula Mineral Wear ed è praticamente una cipria uniformante. Poi, per quanto riguarda il blush, sto utilizzando tantissimo anche questo blush qui della P2, che fa parte dell'edizione limitata Dress Code Happy Look of Love Blush ed è bellissimo, cioè senza parole proprio, davvero stupendo. Ve l'ho fatto vedere anche nel video haul, mi piace perché ha una buona durata ed è un blush modulabile. Poi potete insomma creare varie tonalità di colore prelevando le varie zone. Per esempio, potete prendere la zona pesca con il fucsia oppure il pesca e lilla, e quindi potete creare anche delle tonalità nuove. È molto molto carina come concetto, mi piace tantissimo. Poi pure la trama di questo blush è deliziosa davvero. E poi, come sempre prodotti in polvere, vi faccio vedere la mia dorata terra della New York Color ed è la Big Bold. Purtroppo però non l'ho rivista più nello stand della New York Color d'acqua e sapone. Fatemi sapere se c'è o era un'edizione limitata dell'anno scorso, perché è davvero ottima. Infatti quando mi finirà non so davvero come fare. Ed è la Big Bold 602 Metropolitan. Ve l'ho fatta vedere già in altri video, ma merita davvero, infatti è abbastanza scavata. È davvero molto molto buona, mi piace tantissimo. Ed è stata la mia terra preferita, si può dire. Ho anche altre terre, però gira e rigira vado sempre ad utilizzare lei. E poi per ultimo vi faccio vedere i tre fondi che sto utilizzando in questo periodo, anche se non li sopporto. Però, come potete vedere, ora che sono struccata, ho un viso bianco che faccio impressione. Quindi devo comunque mettere qualcosa perché non ho fatto neanche ancora un giorno di mare. Ora sta il diluvio universale, quindi non so che co cos'ha questo tempo. Comunque, sto utilizzando la BB Cream di Garnier, che sapete insomma cosa ne penso. Lo stesso vale per il fondo della Vichy, che è abbastanza leggero e riesco a sopportare. E un fondo che mi ha stupito è questo qui, illuminante della Rimmel, il Wake Me Up, che come si può notare lo adoro. È un fondo che ho ricomprato perché lo trovo davvero molto molto valido come prodotto. Mi piace il finish che ha sul viso, dà al viso un tocco luminoso, ma non finto, cioè non troppo elaborato, molto molto naturale. Dura tantissimo, è abbastanza leggero rispetto agli altri fondi che ho, quindi diciamo, questo periodo qui si può utilizzare benissimo. E mi sta piacendo davvero tanto, ha un SPF 15, è molto molto buono. E mi ha stupito perché non mi aspettavo che era così leggero sul viso, cioè non si avverte proprio. Dipende ovviamente dalle giornate, c'è cioè una certa, quando c'è quell'afa insostenibile che c'è stato in questi giorni, sudate, cioè non ci sta niente da fare. Però mi ha stupito perché ho provato vari fondi che avevo, alcuni sono stati davvero traumatici per me. Questo qui invece mi ha stupito e sono riuscita ad utilizzarlo anche in questo periodo qui, che non sopporto davvero niente sul viso perché sudo come una scrofa. Va bene, detto questo, io e il mio pandino vi salutiamo. Scusate la scemità di questo video, non mi è mai successo di essere così stupida nei video. E niente, vi mando un bacione fortissimo, mando un bacione fortissimo alla mia amica Fede e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!